Al mattino il mondo intorno sta dormendo il sole ancora non c'è E siamo noi che ci vediamo stasera Ma fai piano che i bambini non si sveglino e Siamo noi che lavoriamo per ore Ci fermiamo solamente per la pausa a caffè Siamo noi, proprio noi Le virgole, i numeri, nelle statistiche E siamo noi Artigiani, imprenditori Siamo noi Che lottiamo là fuori Siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo noi i supereroi E siamo noi ma senza una maschera Siamo noi che facciamo le imprese Siamo noi tra salite e discese con senno di poi E siamo sì, i supereroi Artisti e imprenditori I supereroi, supereroi, supereroi E siamo sì. noi coi nostri clienti che sempre ci danno e siamo noi più forti se restiamo uniti all'interno di un'associazione E siamo flash, velocità di esecuzione Siamo Batman, tecnologia a disposizione Siamo questo soprattutto Persone normali senza superpoteri Voliamo anche senza ali E siamo noi ma senza una lacrima Siamo il meglio di questo paese siamo noi tra salite e discese, con senno di poi, siamo i supereroi, artigiani e imprenditori, i supereroi, che lottiamo ogni giorno là fuori, siamo i supereroi. Torna Artigiani Supereroi, torna la nostra sigla, torniamo con l'appuntamento fino alle 20: Con CNA, l'appuntamento di approfondimento sui temi più caldi e temi d'attualità. Quanto mai quello di questa sera? Questa sera parleremo di energia, di comunità energetiche nello specifico. Tutti abbiamo ricevuto l'ultima bolletta e ci siamo accorti che qualcosa è cambiato. Ecco, eh, aumenti vertiginosi, e ne parleremo con due ospiti di eccezione. Nello specifico eh, parleremo direttamente delle, delle soluzioni possibili, quindi delle comunità energetiche. Abbiamo, come dicevo, due ospiti di eccezione: di Arera, l'autorità di regolizzazione per energia, reti ed ambiente. Abbiamo ospiti con noi e ringrazio infinitamente per l'immediata disponibilità che ci hanno dato il dottor Andrea Galliani che è vice direttore mercati, energia all'ingrosso e sostenibilità ambientale appunto di Arera e abbiamo anche la dottoressa Emma Puzzu che è la coordinatrice del gruppo di lavoro per la tutela delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. Ringrazio entrambi i rappresentanti. abbiamo anche collegati diversi amministratori, salutiamo innanzitutto chi ci segue da casa attraverso il canale 14, il nostro media partner, la TV locale che segue le nostre dirette. Fino alle 20 con CNA e fino alle 20 durerà questo nostro programma odierno che potrete venire potrete rivedere in replica sul canale YouTube di CNA e ovviamente con le repliche del canale 14. Do il benvenuto al nostro presidente Maurizio Tritarelli, al nostro direttore Massimiliano Moriconi, a tutti gli amministratori. Dicevamo in sede di presentazione di questa iniziativa come abbiamo sottolineato quello che è stato oh, sotto gli occhi di tutti, cioè l'aumento del costo nell'energia. La l'Arera lo ha stimato attorno al 68% per una bolletta elettrica media di una famiglia tipo. Per le imprese questo costo aggiuntivo si somma al periodo di crisi post pandemica e per molta parte del territorio marchigiano anche al post sisma. Abbiamo collegato con noi anche Daniele Salvi che è del coordinatore del team sisma CNA Marche nonché autore del libro, appunto la post-regione, le marche della doppia ricostruzione. Benvenuto Daniele. Come associazione di categoria, come CNA, stiamo sensibilizzando imprese ed enti locali a realizzare insieme progetti di comunità energetiche rinnovabili per l'autoproduzione e l'autoconsumo. Collettivo. Ciò è possibile grazie ai fondi del PNRR e ad altri incentivi messi a disposizione dalla Regione Marche e dal Commissario, per la, commissario per la ricostruzione Legnini, eh, in particolare quelli del Fondo Complementare SISMA. Per aiutare diciamo, comuni ed imprese ad intercettare le risorse disponibili, la CNA ha messo in piedi un team interdisciplinare in grado di seguire tutte le fasi della progettazione, dalla presentazione delle domande di aiuto fino alla rendicontazione. Bene, io finisco qui la premessa e eh, chiedo al nostro presidente Tritarelli se ci fa un'introduzione dell'argomento. Prego Presidente. Intanto buonasera a tutti, io saluto tutti senza fare nomi così non, non dimentico nessuno. Un saluto particolare però permettetemi a Emiliano Tomassini, presidente del CNA di Fermo e al direttore Alessandro Migliore, sono collegati anche loro. E perché CNA di Macerata, ma comunque CNA in genere si occupa di rincari energetici? I motivi sono tanti. E intanto abbiamo fatto, è stata fatta un'indagine... Il 95% delle imprese pensano che avranno, questi rincari avranno un grosso, hanno e avranno un grosso impatto eh, sulle loro imprese. Quindi gli imprenditori sono preoccupatissimi su questo. Oltre il 50% degli imprenditori sarà costretto a rivedere eh, i tariffari, le tariffe, senza considerare il fatto che molti non potranno nemmeno rivederle perché ci sono i contratti in corso e quindi i prezzi non potranno essere ritoccati. È un problema che è eh, da non sottovalutare, direi. Un altro ce ne sarebbero anche altri, ma un altro che mi preme eh, segnalare è quello che avrà anche un impatto sull'occupazione perché, non potendo tagliare su altri costi, molte aziende che hanno dei lavoratori eh, con dei contratti a termine saranno costrette a non rinnovare questi contratti. Quindi, eh, queste sono problematiche, ma ce ne sarebbero anche altre da segnalare. Eh, ma queste diciamo sono le tre che in questo momento mi vengono, mi vengono in mente. Eh, quindi, CNA, cosa fa? Noi, oltre a segnalare problemi, siamo anche abituati a cercare di dare una mano a risolvere. No, lo diceva giustamente prima Leonardo, eh, come, come possibile soluzione abbiamo trovato quella di eh, l'aumento dell'autoproduzione di energia. Quindi ci siamo messi al lavoro, ci siamo messi a contatto, in contatto con diversi comuni e, e stiamo lavorando a con questi comuni per, eh, per creare appunto queste comunità energetiche. E eh, concludo dicendo una cosa che semplicissima, sembra scontata, ma dovremmo essere veramente bravi ad utilizzare i fondi di cui parlava Leonardo, Leonardo prima, perché sono delle occasioni ripetibili. Questo è il nostro ultimo oh, treno, lo diciamo sempre, sembra una frase scontata, ma è veramente così. Noi abbiamo fatto questo team eh, veramente valido, i comuni, gli enti locali ce lo stanno riconoscendo, siamo pronti a dare quelle risposte, a dare quei supporti che siamo abituati sempre a dare. Io adesso non vado avanti perché ho preso, voglio prendere appunti e voglio sentire bene i nostri ringraziamenti al dottor Andrea Gagliani e dottoressa Buzzo, intanto per la loro disponibilità e per la loro competenza riconosciuta. Grazie Presidente. Sì, effettivamente eh, il momento è particolarmente favorevole. Una concentrazione di eh, finanziamenti, fondi, risorse nel nostro territorio e in particolare nel territorio colpito dal sisma, grazie al lavoro che abbiamo sempre riconosciuto, ma non solo noi, al Commissario Legnini, eh, il momento è adesso. Quindi, comuni un po' in difficoltà a causa delle ristrettezze delle, delle risorse umane negli uffici comunali, negli uffici tecnici e CNA quindi ha pensato di stare al loro fianco e di fornire questo SOS per eh, partecipare, per tentare di realizzare le loro idee di sviluppo. Una domanda fuori sacco, diciamo così, al nostro eh, al nostro ospite, eh, prima di addentrarci nel tema delle comunità energetiche, sulla previsione, perché sulle cause di questo aumento del costo dell'energia ci siamo fatti più o meno delle idee. Ma cosa si prevede per il futuro? Torneremo mai al, ai costi eh, precedenti? Oppure ci dovremmo abituare? Abituare eh, sarà difficile, dovremo fare i conti. Ecco con queste nuove tariffe quanto a lungo dottor Galliani. Grazie innanzitutto, buonasera a tutti. Come avete avuto modo un po' tutti di vedere, stiamo vivendo una situazione davvero eccezionale per quanto riguarda i mercati europei del gas naturale mercati europei in cui il prezzo del gas negli ultimi mesi è aumentato tantissimo. Da un lato abbiamo assistito a una crescita della domanda di gas che un po' è tipica dei periodi invernali, un po' dipende anche dalla maggiore domanda di gas da parte della produzione di energia elettrica per sopperire una carenza di produzione eolica e di nucleare che si è proprio concentrata in questi stessi momenti. A questo aumento di domanda di gas non ha fatto però seguito un aumento dell'offerta di gas, gas che per l'Europa intera, e non sto parlando quindi solo dell'Italia, arriva prevalentemente dalla Russia. Ci sono state altre tensioni legate al Nord Stream 2, che è un gasdotto che è in corso di realizzazione, e sicuramente anche la situazione difficile che vede coinvolta l'Ucraina rende ancora più complicate queste dinamiche, queste situazioni, questi sono i motivi per cui i prezzi dei mercati europei del gas naturale in questo momento continuano ad essere molto elevati e continuano ad essere eccezionali, veramente difficile dire quanto può durare questa situazione, l'auspicio è che sia veramente una situazione eccezionale di breve durata. Il problema è eu europeo, quindi sicuramente vede coinvolta anche l'Europa nel cercare una sua soluzione, non soltanto l'Italia. Rincari di questo tipo sono stati registrati in tutti i paesi europei. Cosa si può fare però in questa situazione che tutti auspichiamo duri il meno possibile? Sicuramente il governo è intervenuto stanziando importanti fondi, presi soprattutto dai ricavi di vendita dei titoli di CO2. Questi fondi hanno consentito all'autorità di azzerare gli oneri generali di sistema, che sono una voce importante delle bollette elettriche, per tutti i clienti domestici e per tutti i clienti fino a 16,5 kW, riducendoli per tutti gli altri sopra i 16,5 kW. Probabilmente avrete visto, sono già disponibili online delle bozze del decreto legge denominato Sostegni Terra, che non è ancora disponibile nella sua formulazione definitiva, ma lì il governo prevede di stanziare altri 1,2 miliardi di euro che consentiranno all'autorità di azzerare gli oneri generali di sistema per tutti i clienti e questo sicuramente contribuisce un po' a controbilanciare la situazione riducendo per quanto si possa fare le bollette elettriche. Quindi questo penso che sia un po' il massimo che, che l'autorità cerca di fare, almeno per controbilanciare questa situazione eccezionale che auspichiamo tutti duri veramente il meno possibile. Una soluzione di lungo periodo è senza dubbio iniziare a pensare all'autoproduzione, all'autoconsumo sul posto, sia per motivi diciamo, di sostenibilità ambientale, ma anche per i risparmi e eh, recentemente è venuto fuori il tema anche se eh, da diversi anni si eh, crescono in Europa e nel mondo ho letto qua e là qualche esempio d'inizio novecento addirittura le comunità energetiche ecco dottor Galliani che cosa sono e quali problemi possono risolvere? Innanzitutto le comunità energetiche di cui tanto si parla sono dei gruppi, dei gruppi che nascono dal basso, raccogliendo dei soggetti che condividono degli obiettivi, obiettivi che possono essere tanti, possono essere obiettivi ambientali, possono essere obiettivi sociali. Le comunità energetiche sono pertanto dei soggetti, in particolare sono definiti soggetti giuridici, che coinvolgono persone fisiche, piccole e medie imprese coinvolgono le cosiddette autorità locali e in particolare i comuni. I comuni possono avere un ruolo decisamente importante. Dicevo, sono dei gruppi di soggetti che condividono le medesime finalità. Tra queste finalità, ma non è l'unica, tra queste finalità c'è la condivisione dell'energia. Condivisione dell'energia che in linea di principio può essere sia l'energia elettrica, sia l'energia termica sia altre forme energetiche, dopodiché, stante anche la situazione di alti prezzi dell'energia elettrica, ovviamente il tema riguarda soprattutto l'aspetto elettrico, grazie alla realizzazione di una forma di autoconsumo esteso di energia elettrica. La comunità energetica innanzitutto deve essere costituita. Dicono le definizioni europee che essa è un soggetto giuridico con un suo statuto, che comprende persone fisiche, PMI, anche comuni, come detto prima, non comprende soggetti che effettuano queste attività per motivi di business. Infatti le finalità di una comunità sono sociali, sono ambientali, non sono profitti finanziari. La comunità energetica può condividere tante cose, dicevamo. Innanzitutto può condividere informazioni, cultura energetica. Condividere le informazioni è già importante perché può essere uno strumento per cercare quelle soluzioni più economiche, più competitive, anche da parte di soggetti che magari non, non hanno la competenza o la conoscenza per poterlo fare in autonomia. Ma poi possono condividere proprio l'energia e nel caso specifico l'energia elettrica. Possiamo vedere un po' più nel dettaglio come operativamente possono nascere queste comunità. Innanzitutto, come dicevo prima, la definizione è europea e contenuta in direttive europee. È stata oggetto di un primo recepimento transitorio nazionale alla fine del 2019, che ha consentito di iniziare a sperimentare queste comunità in attesa del recepimento completo. Il recepimento completo delle direttive europee è avvenuto recentemente, a novembre del 2021. Quindi oggi non siamo ancora nella situazione di avere un insieme di atti regolatori tali da implementare il pieno recepimento di queste direttive, ma grazie al recepimento parziale transitorio di fine 2019, di fatto delle forme di comunità stanno già nascendo. Quindi ora vi posso parlare di quello che sta succedendo nella fase transitoria e in attesa che si completi tutta la parte attuativa che deriva dal pieno recepimento delle direttive europee. Attività quest'ultima che è in corso e che si completerà nel corso del 2022. Le comunità energetiche del momento sono comunità confinate a livello di cabina secondaria, cioè per dirla con parole più semplici, a livello della rete elettrica di bassa tensione. Questo vincolo, quando sarà operativo il pieno recepimento, verrà superato perché sarà possibile valorizzare l'autoconsumo esteso fino al livello di cabina primaria, quindi coinvolgendo non solo la rete di bassa tensione, ma anche la rete di media tensione, potendo con ciò realizzare delle forme comunitarie più ampie. Per il momento sono confinate alla bassa tensione. Qualunque impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalle fonti rinnovabili può produrre l'energia elettrica che diventa oggetto di condivisione. Stiamo parlando anche alla luce delle prime esperienze essenzialmente di impianti fotovoltaici, che del resto sono quelli più facilmente realizzabili. La comunità energetica può coinvolgere soggetti terzi, in particolare i produttori di energia elettrica, possono non far parte della comunità, possono però mettere a disposizione il loro impianto della comunità affinché quell'energia possa comunque essere oggetto di condivisione. Questo è un elemento secondo me importante perché consente di utilizzare la professionalità di produttori professionisti che continuerebbero ad avere il ruolo di produttore, mettendo però a disposizione della comunità la disponibilità dell'impianto e l'energia da condividere, pur non facendo parte propriamente della comunità stessa. Questo dà sicuramente più flessibilità nella gestione delle varie operazioni. Operativamente costituire una comunità vuol dire far nascere un nuovo soggetto giuridico che deve avere uno statuto nel quale devono essere chiare le sue finalità, che non sono a scopo di lucro. Sono quelle che dicevamo prima. A questo punto l'autorità ha costruito un modello regolatorio virtuale per valorizzare l'autoconsumo di energia elettrica reale. Si chiama modello regolatorio virtuale perché consente di valorizzare l'autoconsumo senza richiedere degli adeguamenti di rete, senza richiedere interventi hardware, senza richiedere l'installazione di nuovi misuratori. Questo è importante perché vuol dire che l'accesso alle comunità non costa niente e non richiede interventi tecnici e può essere fatto quindi molto velocemente. La comunità con la condivisione dell'energia funziona in questo modo. All'inizio ogni cliente e ogni produttore continua a effettuare in totale autonomia, cioè indipendentemente dalle comunità, le proprie scelte. Ciascuno è libero di acquistare e vendere l'energia elettrica come e dove vuole, scegliendo liberamente il proprio fornitore cioè massima libertà e flessibilità per tutti i membri della comunità. In altre parole, la comunità che nasce non cancella la singola identità del cliente o produttore. Ciò detto, il referente della comunità si rivolge al GSE, che è il soggetto attuatore. Il GSE, sulla base dei dati di misura, dell'energia elettrica immessa e consumata ora per ora, calcola quella che è la quantità di energia condivisa su base oraria e riconosce una sua valorizzazione che tiene conto dei benefici dell'autoconsumo. I benefici dell'autoconsumo sono essenzialmente legati al fatto che questa energia rimane in loco in un'area geograficamente limitata e riduce le perdite di rete e i transiti di rete sulle, sulle, sulle reti elettriche. Questa valorizzazione come ordine di grandezza è 8 euro megawattora, cioè 0,8 centesimi a kilowattora. Che se volete è un valore piccolo, ma tiene conto del beneficio dell'autoconsumo e si somma ai ricavi di vendita dell'energia. In più, l'elemento importante è l'incentivo che spetta a queste comunità. È un incentivo fatto apposta, vale 110 euro a megawattora, dura 20 anni ed è definito da un decreto del ministro della transizione ecologica. È un incentivo che è stato calcolato più o meno guardando i costi degli impianti fotovoltaici, che sono proprio quelli che tipicamente fanno parte delle comunità di energia, e rappresenta sicuramente una voce di ricavo importante. Questo incentivo si può sommare con altri incentivi magari di natura regionale e provinciale. Nel caso delle pubbliche amministrazioni dei comuni si può sommare con tutto tranne lo scambio sul posto e gli altri incentivi nazionali, statali che riguardano gli impianti da fonti rinnovabili. Nel caso invece di soggetti privati, in generale l'incentivo della comunità non si somma mai con altri incentivi, con l'unica eccezione delle detrazioni fiscali. Quindi comunque le detrazioni fiscali, pensate per soggetti privati, si possono sommare con i 110 euro a megawattora, che sono una voce importante. Ecco, queste cose sicuramente possono contribuire a ridurre i costi dell'energia elettrica. Peraltro, non l'ho detto prima, prima citavo le tensioni che portano ad avere prezzi del gas piuttosto elevati ma questi prezzi del gas piuttosto elevati sono proprio quelli che poi a cascata comportano un altrettanto elevato prezzo elettrico. Ricordiamoci infatti che in Italia ancora la metà dell'energia elettrica totale è prodotta dal gas naturale, per cui è evidente che il gas è ancora una fonte molto molto importante. Chiaro, chiarissimo, sono collegati e quindi l'uno tira, tira su l'altro. Ehm... La nostra, la nostra idea, il dibattito che è in corso con eh, tanti sindaci, è quella di dotare le aree artigianali, aree produttive eh, e lì fare appunto oh, impianti fotovoltaici e altre, mh, mh, altra produzione rinnovabile per permettere alle imprese di abbattere i costi, come giustamente e nelle forme, che giustamente ha detto lei, in più. Le nostre aree artigianali sono anche residenziali. Perché eh, se prendiamo eh, la cabina diciamo, di riferimento ci saranno sicuramente dei residenti. Quindi eh, stiamo cercando di mettere insieme il pubblico, il comune, l'impresa e anche le famiglie che ne potranno oh, trovare giovamento. Questa è la nostra idea che stiamo oh, proponendo. Eh, le chiedo quale quali sono le maggiori criticità nella letteratura e nei tanti esempi che stanno nascendo in Italia? Quali sono gli aspetti di cui tener conto principalmente per impostare nel miglior modo possibile una comunità energetica? Allora, i passi che citavo già un po' prima sono, prima di tutto, capire qual è il vero obiettivo della comunità energetica che sta nascendo. Abbiamo parlato dell'autoconsumo di energia elettrica non a fini di lucro, non c'è soltanto questo elemento. Un altro elemento che già richiamavo prima e che ritengo molto importante è la condivisione della cultura energetica e delle scelte energetiche, perché spesso tante cose, e penso all'efficienza energetica nelle abitazioni, spesso non si fanno proprio perché non si sa neanche bene che cosa fare e come fare. Ecco, una comunità può servire anche a questo dare delle linee guida o dare dei suggerimenti. Peraltro la primissima forma di risparmio delle bollette è l'efficienza energetica. Ridurre, che vuol dire, ridurre i propri consumi senza rinunciare a nulla, cioè soltanto scegliendo delle soluzioni più efficienti rispetto a quelle che c'erano prima. Quindi la comunità, con lo scambio di informazioni e un supporto operativo, può servire anche a questo, a fare efficienza energetica oltre che all'autoconsumo di energia elettrica che dà esso stesso il proprio contributo. Peraltro il fatto che ci possano essere dei produttori professionisti esterni alla comunità energetica, ma la cui energia rileva per la comunità stessa, può aiutare perché questi soggetti, almeno nelle fasi iniziali, portano know-how e competenze. Quindi secondo me una barriera da superare è, è proprio questa, la mancanza di conoscenza del settore che ancora c'è, ma secondo me la diffusione delle comunità sarà molto molto utile in merito. Per quanto riguarda l'operatività, la gestione proprio di, di queste realtà e della valorizzazione dell'autoconsumo, io penso che l'utilizzo del modello regolatorio virtuale che citavo prima sia importante proprio perché serve per abbattere qualunque forma di barriera. Consente, come dicevo, di valorizzare l'autoconsumo collettivo senza dover installare nulla, senza dover fare operazioni tecniche, il che vuol dire tantissime barriere operative in meno. Questo, peraltro, consente di lasciare a ogni membro della comunità i propri diritti e i propri doveri, il proprio ruolo sostanzialmente la propria identificazione unitaria e separata dagli altri. La comunità non azzera l'individualità del singolo cliente. Anche questo è importante, proprio perché consente al cliente di scegliere i propri venditori in generale, di fare le proprie scelte in autonomia, ma consente anche a ogni membro di entrare e uscire come ritiene più opportuno. Quindi quel modello virtuale penso sia importante anche per la regolazione futura che si costruirà nel 2022, perché lascia flessibilità e cerca il più possibile di rimuovere ogni forma di barriera. Quindi ecco, eh, la comunità energetica è anche un esperimento culturale, oltre che sociale sì. e, e ambientale, e eh, non, eh, non è da trascurare... Ovviamente tutti gli incentivi legati al bonus 110%, ma penso anche per le nostre imprese una opportunità come la legge Sabatini, che eh, diciamo dà contributi per il rinnovo macchinario Un'impresa che investe in un nuovo macchinario che consuma meno energie oltre alla sicurezza sul lavoro e quant'altro, va in questa direzione. Quindi. È solo l'inizio di un percorso, ecco, la, la costituzione della, della comunità energetica. E secondo me un comune può avere un ruolo importante, proprio perché tanto per iniziare un comune può far parte della comunità energetica, stante la sua definizione europea. Inoltre un comune già di per sé è tipicamente dotato di tante unità di consumo e magari ha già proprie unità di produzione. Inoltre il comune può anche fare da attrattore per coinvolgere un maggior numero di soggetti su una scala geografica compatibile con la dimensione della comunità, cioè locale. Tecnicamente eh, ci sarà bisogno anche di un, di un accumulatore, di eh, qualcosa che... Eh lasci sul posto quando non c'è immaginiamo sole o, o vento a seconda della nostra tipologia di produzione quindi un investimento va tarato anche con degli accumulatori con l'acquisto di accumulatori questa è una valutazione che ciascuno può fare non è necessario ovviamente proprio perché la comunità energetica non deve diventare un'isola elettrica è comunque una comunità interconnessa con il resto del sistema elettrico e quindi non deve necessariamente provvedere a coprire il 100% dei propri fabbisogni. Cioè voglio dire, non è strettamente necessario realizzare dei sistemi di accumulo che possono essere valutati oppure no anche in funzione dei loro costi tuttora piuttosto elevati. Sì, effettivamente, levando questa, questa tipologia di costo, ci, ci, resta, ci resta molto spazio magari per potenziare ancora di più la nostra produzione. E in Italia, quali esperienze eh, simili a quella che vorremmo implementare noi qui nelle marche ci sono? Stanno nascendo, ovviamente sono realtà che cominciano a comparire da poco, quindi non ci sono ancora esperienze concrete con anni di dati a disposizione. Come dicevo prima, il GSE è il soggetto attuatore a cui ci si rivolge, quindi il GSE è anche il soggetto prettamente operativo che poi gestisce le varie richieste. Alla data del 25 gennaio, quindi molto molto recente, ci dicono che sono pervenute complessivamente in questi pochi mesi di applicazione 21 istanze, di cui 14 sono riferite a condomini. Il condominio è probabilmente è una realtà in cui tra condomini è più facile costituire un gruppo. Peraltro il gruppo condominiale tecnicamente non si chiama neanche comunità dell'energia, ma si chiama gruppo di autoconsumo collettivo, che è una definizione europea più ristretta e calibrata proprio alla fattispecie di edifici e condomini. Per cui solo sette sono le richieste riferite a comunità vere e proprie, cioè a realtà più estese che, essendo più estese, indubbiamente richiederanno più tempo per essere pensate, costruite e realizzate, ma stanno nascendo. Tutti questi 21 casi hanno impianti fotovoltaici di taglia medio-piccola, com come ci si aspetta per realtà locali, con una potenza media di 20 kW. L'impianto fotovoltaico più importante che è stato registrato in queste realtà è un 85 kilowatt, quindi comunque parliamo di installazioni di dimensione locale. Bene, un'ultima ehm... un cosa sì, se prego, posso prego. che segnalo è che il GSE, che è il soggetto operativo, ha un ruolo di assistenza speciale pensato proprio per le amministrazioni comunali, proprio per aiutare i comuni. A intraprendere questo percorso è un servizio di assistenza fatto apposta previsto dalle delibere delle autorità che secondo me è un aiuto importante sì una m, informazione decisamente preziosa per il nostro percorso io vorrei chiamare a questo punto il nostro daniele salvi perché eh, mi sembra che il fondo complementare pnrr sisma Preveda degli incentivi a fondo perduto per le comunità energetiche. Stiamo parlando del cratere sismico, quindi per i comuni all'interno del cratere sismico. Mi sa dire qualcosa, Daniele, su questo? Buonasera a tutti, eh, grazie innanzitutto all'illustrazione così chiara e didascalica diciamo del dottor Galliani. Eh, è, è vero, diciamo, sulle comunità energetiche è una materia in evoluzione perché attualmente il 42 bis eh, ci, ci lega ai 200 kW, sostanzialmente degli impianti come potenza massima e l'evoluzione con il ricepimento pieno della direttiva RED2 porterà a un mega eh, sostanzialmente. A megawatt gli impianti e eh, la cabina primaria il 30% di eh, potenza già esistente che può essere inclusa nell'ambito diciamo della comunità energetica quindi è una materia in evoluzione su cui Arrera stesso in questi mesi sta lavorando per dare attuazione al, ai contenuti del decreto legislativo 199 del eh, 2021 ed è quindi materia che nel <coughs> Come viene detto, nel 2022 troverà una piena esplicazione anche delle opportunità maggiori, soprattutto per la costruzione delle comunità energetiche rinnovabili, piuttosto che dei gruppi di autoconsumo, e soprattutto per eh, il plafond più ampio delle FER, sostanzialmente di tutte le energie rinnovabili applicabili. Nel primo caso parliamo soprattutto di fotovoltaico fino a 200 kW, ma andando su un mega si può parlare di impianti di biomasse, per esempio da filiera eh, agroforestale, di impianti idroelettrici, idro idro microidroelettrico, di eolico e di biogas da discarica, magari e una serie di altre opportunità che verranno credo definite insieme agli incentivi di questa nuova eh, definizione che è in itinere. Però già adesso è chiaro l'investimento forte che con il PNRR nazionale eh, viene fatto perché nella missione 2, componente 2, intervento 1.2 ci sono sostanzialmente dedicati alle comunità energetiche, ai gruppi eh, di autoconsumo 2,2 miliardi di euro. Eh, è una cifra molto rilevante, significa che c'è un investimento su eh, esperienze che possono agire, eh, io penso, soprattutto nelle aree interne, nelle aree. Eh, diciamo a povertà energetica eh, dove ci può essere come dire un investimento che va a supporto di una concezione che non è autonomistica autoreferenziale ma come veniva detto da Cagliani di dialogo con l'infrastruttura primaria eh, energetica però nel fondo complementare quindi a complemento anche qui di quanto già prevede il PNRR eh, noi abbiamo una voce nella sub misura A2 eh, che ci dà eh, testualmente comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione di edifici pubblici e produzione di energia calore da fonti rinnovabili. Ecco, in questa eh, submisura eh, della macro misura A eh, ci sono poi due linee. La linea 3 è dedicata alla realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e o calore da fonti rinnovabili, e, e la linea 4, eh, supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite. Ecco, eh, l'aspetto del eh, anche dell'energia da, da calore, quindi termica, è un altro degli aspetti, le comunità energetiche termiche sono, eh, come dire, uno sviluppo possibile di quelle che invece sono solo elettriche, se poi sono a cogenerazione sono elettrico più, eh, più termico. Però eh, questi sistemi centralizzati di produzione e distribuzione di energia calore eh, sono utili anche in vista della creazione di comunità energetiche e su questo il fondo complementare eh, destina 68 milioni di euro. E il commissario straordinario ha stabilito una convenzione con il gestore dei servizi energetici, con il GSE, sul cui sito trovate tutto per quanto riguarda le comunità energetiche, anche l'iter eh, per accedervi e costituirla, perché il GSE si dovrà occupare della progettazione di fattibilità tecnico-economica eh, di questa misura, eh, propedeutica proprio all'emanazione dei bandi, in collaborazione con Invitalia. Quindi GSE insieme a Invitalia dovranno lavorare per la, progetta, per la progettazione di fasciabilità tecnico-economica, ma soprattutto all'emanazione dei bandi entro il 30 marzo, per approvare i, i progetti entro il 30 giugno. Questa è la tempistica di massima prevista nell'ambito dell'accordo, dell della convenzione con il GSE tra Commissario straordinario, cabina di coordinamento e GSE, che quindi conferisce diciamo, degli elementi, di lavoro in progress, ma anche di riferimento, per, in primo luogo per gli enti locali per cogliere questa opportunità, perché si sposa e poi mi taccio, anche con un'altra linea del fondo complementare Sisma che è quella B3 1 e 2 e cioè quella che riguarda gli accordi di foresta, perché in questo caso la previsione della costituzione di circa 20 associazioni fondiarie di 60 piattaforme di trasformazione della filiera Bosco eh, per eh, l'uso eh, funzionale di 120.000 ettari di territorio in area cratere dovrebbe favorire anche la, lo sviluppo, secondo principi di economia circolare, di impianti di biomasse che possono essi stessi diventare strumenti diciamo, di eh, comunità energetiche eh, dell'Appennino, per esempio». Eh, quindi questo elemento, eh, anche qui c'è un accordo di cooperazione con il MIPAF che deve affiancare e predisporre le modalità di attuazione di questa ulteriore misura e eh, in questo caso parliamo di eh, circa 47 eh, milioni di euro, 30 più 17 e anche qui un'altra dotazione che può essere propedeutica allo sviluppo di comunità energetiche. Quindi eh, c'è, come dire, un, un campo di lavoro sperimentale su cui l'animazione che CNA sta facendo credo debba diventare ancora più intensa e opportuna fin da questa sera perché sono eh, cose nuove sulle quali c'è la necessità di capire meglio e su cui effettivamente possono convergere una serie di attori dagli enti locali al terzo settore dalle BM i singoli cittadini, eh, condomini, ma anche condomini, speriamo, eh, che possono insieme eh, cogliere un'opportunità e lavorare nell'idea più generale di un cratere sismico che diventi una green community, ecco, una green community secondo quello che è lo spettro della strategia delle green community, che è uno spettro molto largo, dentro cui le comunità energetiche a partire da l'agenda 2030 ma anche alla legge regionale 10 2021 di cui le marche si sono dotate in tema di comunità energetiche ma anche alle opportunità della programmazione 21 27 che possono aiutare a incentivare ulteriormente la costituzione delle comunità energetiche eh, delinea un campo di lavoro interessante che va seguito nel tempo chiedere a, da a Daniele Salvi se ne sa qualcosa è una domanda retorica perché lui ne sa sempre di tutto quindi Ce l'abbiamo noi, è il coordinatore del team SISMA CNA. Rimarrei in Aria Crateria approfittando della preziosa presenza della dottoressa Emma Puzzu, che è coordinatrice del gruppo di lavoro per la tutela delle popolazioni colpite dai venti calamitosi. Dottoressa Puzzu, quali agevolazioni per le tariffe energetiche in Aria SISMA? Buonasera a tutti, vi ringrazio innanzitutto per l'invito, sarò molto breve dato che credo di aver capito che il tempo eh, fugge. Allora, eh, l'autorità eh, è impegnata a dare attuazione alla normativa primaria che recentissimamente con la legge di bilancio del 30 dicembre ha prorogato le agevolazioni eh, sulle utenze, quindi luce, acqua e gas per le utenze inagibili eh, e per le utenze localizzate in zona rossa. Quindi queste utenze che già godevano dell'agevolazione eh, sia sulla componente oneri generali che la componente costi fissi godranno ancora fino a tutto il 2022 di un, della, della proroga dell'agevolazione. La proroga verrà data in continuità con quanto fatto in precedenza, quindi la, già la norma... Prevede che queste eh, le utenze inagibili, quindi i titolari delle utenze inagibili, non debbano fare un'ulteriore dichiarazione, ma quindi si vada in continuità. Per cui tutti i soggetti che avevano dichiarato l'inagibilità all'agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2021 potranno beneficiare di, di, di questa proroga. Quindi avranno ancora l'agevolazione la, che verrà eh, contabilizzata nel normale ciclo di fratturazione perché. Eh, Ultimamente, a fine, fine dicembre, è ripresa la fatturazione ordinaria. Quindi resta sempre valida la possibilità di ratezzare gli importi dovuti che in questo periodo stiamo, stanno ricevendo gli utenti, perché i pagamenti erano stati sospesi per, dal 2016, quindi leggiamo sui giornali di bollette molto alte che arrivano ai cittadini, queste bollette vengono ratezzate su un arco temporale di 10 anni e devono essere basate sui consumi effettivi e non presunti quindi come autorità ci stiamo attrezzando per recepire la normativa primaria uscirà la delibera a giorni e per verificare che i cittadini vengano tutelati e venga effettivamente applicata la normativa vigente che prevede l'agevolazione e la contabilizzazione dei consumi effettivi e non presunti benissimo dottoressa una tempistica perfetta sono scattate eh, le, le ore 20 proprio in questo istante. Io ringrazio il dottor eh, il dottor Galliani per eh, la precisione e per la quantità di informazioni che ci ha dato. La dottoressa Puzzo l'abbiamo sentita adesso. Ringrazio Daniele Salvi, tutti i nostri amministratori. Vedo i sindaci amministratori di Amandola Cingoli, Macerata. E poi Civitanova e poi anche Corridonia, Loro Piceno, Pollenza, eccetera, eccetera. Vi ringrazio tutti. Per le informazioni ci trovate negli uffici CNA. Per i sindaci che vogliono intraprendere insieme a noi questa, questa strada innovativa e sperimentare, siamo disponibili con i nostri consulenti e con i nostri esperti. Per questa sera è tutto, ringrazio tutti dell'attenzione. Dell Ci vediamo al prossimo appuntamento. Adesso sigla di chiusura. Grazie a tutti.